Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Luca Paolo. Buonasera Floris, eccoci di nuovo qui nello spazio dell'approfondimento. Anche stasera sentiremo opinioni e pareri, però fondati sulla coscienza, sull'esperienza. Buonasera. Buonasera, lei è? Sono il dottor che si soggono, vede, andrologo specialista della prostata. Ah bene, quindi ci parlerà di? Beh, sono medico, del prezzo del gas. Scusi, ma cosa ne sa lei? Oh, assolutamente niente, io curo le prostati. Prostate. Sicuro? Sì, sì, prostate. Ma no, guarda, vado a controllare, ma guardi che prostati. No. Al massimo prostati. Ma va bene, ma lasciamo perdere. Dicevamo, Floris, se si riesce a cominciare, che è importante ritrovarsi qui il martedì sera per analizzare, per regalare al pubblico a casa un approfondimento che formi altre opinioni. Certo, ognuno parla di quel che sa, e quindi ci sono scontri, idee, ma è importante proprio perché ognuno si formi una sua coscienza. Buonasera. Buonasera, lei è? Sono Paolo che si soffre. E cosa fa? Indovini. Beh, la suora, immagino. Bravo. Vedi. E quindi di cosa ci parlerà stasera? Beh, faccio la suora. Ah. Di vaccini. Cosa, scusa, fermi, ma cosa, parlerò di vaccini. Cosa ne sa lei di vaccini? Assolutamente un cazzo. Ah. Però faccio un po' di colore. Non crede, le canto una canzone del nostro. No, no. E il signore... No, vada. Allora, dicevamo, Floris, la televisione italiana, dove, se non su questo mezzo, un mezzo pubblico, ecco, si possono trovare opinioni e confronti, cioè guardarsi negli occhi e ognuno dice serenamente, nel dibattimento, quello... Buonasera. Buonasera, lei è? Come chi sono? Sono Zorro. Zorro. L'amico di Parenzo. L'amico di Parenzo. E di Barbarossa anche. E di Barbarossa anche. Benissimo, stasera ci parlerà di... Beh, dirò la mia sulla guerra in Ucraina, sono Zorro. Ma scusi, ma lei che cazzo ne sa della guerra in Ucraina? Non un cazzo, appunto, però sono Zorro, piace a grandi piccini, vedrà che è successo. Ma cosa dice? Ma cosa ne parla lei? Ma se lei non mi lascia neanche parlare, ma guarda, sto cafone, oh. Vai. Dicevamo, Floris, l'importanza della discussione, no? Del confronto aperto, democratico. Questo conta in una democrazia vera, sono proprio le parole che contano. Oddio. Lei chi è? Ma come non si vede? No. Come non mi pare chiaro, sono un professore universitario, ah, no? Ah, ecco, non l'avrei detto. Di cosa ci vuole parlare, professore? Beh, di tutto. Io so tutto. Sono professore, lei lo sa? Lei lo sa che la NATO è una merda? Come la NATO è una merda? Io non ho mai detto che la NATO è una merda, piuttosto che Putin è un santo. È un santo Putin? Non è un santo, non ho detto questo. Ma guardi che l'ha appena detto è un santo. Ve lo hanno detto che Zelensky picchia i bambini? Ma quali bambini picchia? E che gli ucraini sono tutti i nazisti del battaglione Azov? E quanti sono? Chi? I nazisti ucraini. Ah, 90.000 miliardi. Ma lei è sicuro di essere professore? Sì, io sono contro il mainstream, la CIA mi vuole morto, ma come vede ho in testa un casco, sono inattaccabile. Non è un casco, è uno scolapasta. Cazzo. È vero. Sì. Vabbè, ricominciamo, va. Buonasera, Floris, eccoci di nuovo qui. Che settimana meravigliosa. Floris, sai cos'è cambiato rispetto a 7 giorni fa? Una bella minchia. Sì, niente, la guerra è sempre lì, in TV continuano ad esserci quelli che dicono che gli ucraini sono attaccati e sono sotto le bombe. E quelli che anche stasera diranno che gli ucraini se la sono cercata perché sono dei nazisti. E poi pensavamo una cosa, la guerra dura da mesi. L'Ucraina viene bombardata 24 ore su 24. Ma voi russi, sti cazzo di nazisti, ne volete far fuori almeno uno? Perché continuano a morire donne e bambini. Avete una mira di merda. Facciamo fuori sti nazisti e finiamola lì, sì. No? Comunque, una settimana così tragica, c'è un avvenimento che tiene il paese col fiato sospeso. Ormai lo sanno tutti, è il gioco che piace a tutti, si chiama il fantamerda. È vero, ormai non ci si sta più dietro. Ogni giorno arriva una segnalazione nuova. Piace sempre di più, nonostante a dispetto della Serie A, il fantamerda sia un campionato un po' a senso unico, dominato da un giocatore solo, imbattibile. Ecco. Matteo Salvini. Sì, ecco. Mercoledì scorso il tenero Matteo è tornato sul tema che gli sta più a cuore, l'immigrazione clandestina. Infatti ha postato su Twitter l'immagine dell'ennesimo disgraziato che prova ad entrare nel nostro confine. Uno, credo, di origine iraniana, sì. Forse un persiano, insomma lui. Eccolo. Sì. Vedete, ecco. In effetti Salvini ha ragione, guarda che schifo. Barcabella, sì. Baffetti, aria di superiorità. Non sembra neanche un gatto. Sembra Massimo D'Alema. Sì, a vederlo così, sì. Però questo post gli ha fatto guadagnare punti nel fantamerda. Perché in realtà la foto è sbagliata. È tratta da un articolo su una coppia che gira il mondo in barca. Insomma, Salvini l'ha schiacciata, sì, ancora una volta. Ma stavolta direttamente nella lettiera. Facciamo, eh? Un appello, Morisi.
è tutto perdonato, torna. Anche perché tutti i social media manager conoscono la regola aurea. Non toccare i gattini, I mai! I gattini piacciono a tutti, sono degli acchiappalike, sì. Servono a intenerire, non ad indignare. È come pubblicizzare un corso di dizione mettendo la foto di Paola Taverna. È un errore da matita rossa. Agli elettori di Salvini i gatti piacciono più delle persone. Nel nord-ovest i gatti se li mangiano con gli occhi. Nel nord-est se li mangiano e basta. Sì, va bene. Però se vuoi indignare un leghista, sì. Mettici la foto di un africano, di un rom. Anzi, mettici la foto di una cosa che li fa più incazzare di tutti. Un registratore di cassa. Matteo però ha un asso nella manica, eh. Sta lavorando di nascosto per far sedere a un tavolo di pace i due protagonisti di questa spietata guerra. Sgarbi e Mughini. No, Putin e Zelensky. Ah, scusa. Ci sono voci che danno Salvini in partenza per Mosca per convincere Putin a fare la pace. Vabbè, ciao, io vado in un rifugio antiatomico. No, aspetta, perché non va. Salvini ha smentito che vuole andare a Mosca, l'ha fatto nel modo più convincente, autorevole e degno di un politico che è al governo. Ha detto, giuro... Non trovo più il passaporto, non so dove l'ho messo. Me l'ha detto veramente. L'ha detto. Non ci siamo inventati niente, è un uomo di Stato, un senatore... Ha detto che ha perso il passaporto! E per fortuna non ha la valigetta nucleare. Oh, scusate, era qui. Ma dove l'ho messa? Poi succederà come sempre che tra qualche mese metterà una giacca che non usava da un po' e dentro ci troverà il passaporto. Capita sì, a tutti noi. A tutti. Pure magari mette dei jeans che non indossava da qualche anno, mette la mano nella tasca e esclama... Ma porca miseria! I 49 milioni di euro, ecco dove vedi. Ma rimaniamo a destra, va. Torniamo alla convention di Fratelli d'Italia. Della settimana scorsa, perché è successa una cosa strana. Giorgia Meloni ha raccontato che un giornalista avrebbe chiesto a un loro militante se indossava la camicia nera in onore delle camicie nere. Allora, la domanda era un po' provocatoria, anche un po' scemina, eh? Però la reazione di Giorgia Meloni è stata strana. Ha fatto una roba che non so spiegare, tipo così. Era così. Va bene, Giorgia, essere stupita. Come ti viene in mente di associare Fratelli d'Italia ai fascisti nel 2022? È assurdo. Ma sì. Come se dopo la stessa convention esponenti e consiglieri provinciali si fossero fatti fotografare in un ristorante con la foto del Duce alle pareti. Ma Giorgia, ma non è successo, no? No, perché... Pensa poi se il sindaco di Rieti di Fratelli d'Italia l'altro ieri avesse concluso un suo comizio con boia chi molla e il grido di battaglia. Ma Gio, non è mica successo neanche questo, no? No, perché certe domande sono stupide. Ma non è che a certi esponenti di Fratelli d'Italia le camicie nere piacciono davvero? Vabbè, comunque anche questa settimana c'è stato il grande spettacolo del gruppo misto. Sì, perché il gruppo misto in Parlamento è fatto in grande maggioranza da espulsi dai 5 Stelle. E si sa, farsi buttare fuori dai 5 Stelle... È come perdere la bim bum bam con un gabbiano. E devi proprio mettercela tutta, sì, non ha neanche... Sara Cunial ha chiuso il suo intervento alla Camera contro i vaccini tirando fuori una testa d'aglio. L'acqua benedetta è un paletto da conficcare nel cuore e tutti abbiamo pensato... A Fracchia contro Dracula. Sì. Però sti grillini sono strani, eh? Perché quella che pensa che al governo ci siano i vampiri... L'hanno cacciata fuori. Quell'altro Sibiglia che pensa che non siamo mai stati sulla Luna... Lo hanno fatto sottosegretario agli interni. Perché è quello il danno. Alcuni al danni non ne fa. Ma rimandiamo un secondo a sinistra. Floris, l'hai visto Letta? No, e neanche noi. Dove cazzo è finito Letta? Non mette più un hashtag neanche a pagarlo. Questa settimana, in un incontro con Zingaretti, ha detto «Dobbiamo essere il partito di quelli che non ce la fanno!» E direi che sono a buon punto, Anche perché non farcela neanche ad essere il partito di quelli che non ce la fanno sarebbe un po' troppo, Però, il vero guizzo, la vera notizia della settimana, ce l'ha regalata Carlo Calenda. Eh sì, perché il buon Carlo, giustamente, bacchetta sempre i grillini perché hanno portato, dice, in politica degli incompetenti, no? Lui bisogna dire che invece ha puntato sulla competenza stavolta... candidando una professionista conosciuta e apprezzata da tutti, l'avete visto su tutti i giornali, ha candidato... Boa Zaghi, in arte Lady Demonique, attrice porno, mistress e idolo di Pornhub. Sai cos'è una dominatrice, Floris? Sì, lo so, anche Parenzo. A me sembra la scelta giusta. È estremamente competente. Sì. Io devo dire, l'ho apprezzata molto in 18enne Leccapiedi. Sì, lo trovate sui tutti i siti. Io l'ho preferita in Babbo Natale preso a calci nelle palle, perché mi è piaciuta molto. Ma molto d'altra parte, come fa Carlo a controllare tutti i candidati di una corazzata come Azione? Sono migliaia. Sì. Lady Demonique ha una sua corrente. Sì, quando rotea la frusta.
Oltretutto si sa anche il motivo che aveva spinto a candidarla. Tutti conoscono la specialità di Lady Demonique. Lo smorza calenda. Va bene. Vediamo questa copertina. Vediamo questa copertina con una nuova e scoppiettante rubrica dal titolo... Battute che farebbe Vittorio Feltri. Sono quelle battute che non si possono fare perché qualcuno si offende. Sì. Le fa solo lui. Alle volte sono pure brutte. Però noi comici le amiamo lo stesso perché sanno un po' di proibito, capito? Quindi da questa settimana, poi sempre, noi chiuderemo con una battuta che sappiamo già che farà incazzare qualcuno. Ma sì. Amen, è una battuta perché ci sono cose che non possiamo lasciare lì senza battute. Succedono cose che per un comico è impossibile lasciar passare. Ah, sì? È più forte di noi. Mettiti nei nostri panni. Guarda qua. Questa notizia dell'Ansa, guarda. È dell'Ansa, non è... A Milano, a giugno, il primo festival del ciclo mestruale. Cioè fanno il festival del ciclo mestruale. Ma magari. Ora magari sarà sicuramente una cosa serissima. Però se tu fai il comico, no? E leggi a Milano, a giugno, il primo festival del ciclo mestruale. Il giorno prima scontri con le forze dell'ordine perché stavano tutte molto nervose. Scappiamo, ciao. Vabbè, scappate, bene fuggire. Allora.